Silenzio, incredulità, preghiera. Sono sintesi imperfetta del dolore che ha avvolto oggi tutti. Sono niente di fronte al pianto di una madre che voleva strappare alla miseria e alle sofferenze il suo piccolo e che invece l'ha visto morire fra i miasmi di una carretta del mare che esalava veleno. Era nato il 16 novembre del 2014 il piccolo Austin a Benin City in Nigeria. Ora per sempre apparterrà a questa terra. Nell'attimo in cui è avvenuto lo sbarco, come tutti gli sbarchi, un terribile silenzio interpella tutti noi. Ci siamo sentiti interrogati, dobbiamo continuare a sentirci interrogati personalmente, come comunità, come gruppo. Ecco perché la presenza oggi accanto alle istituzioni civili vorrebbe esprimere tutto un sussulto di umanesimo e di civiltà da mettere in atto nei confronti di queste famiglie, di queste persone, di chiunque nella nostra società è provata dal disagio. Queste le parole del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. La cerimonia funebre è stata officiata in italiano ed inglese dal direttore provinciale della Caritas diocesana, Don Marco Russo. Presente il sindaco, l'assessore Carraanno, il consigliere Gallo e il prefetto di Salerno. Oggi siamo qui assieme al sindaco, al nostro vescovo che con grande sensibilità è sempre qui con noi, per essere vicino a una famiglia che è partita per offrire un'opportunità di vita al loro bambino e che oggi invece noi stiamo seppellendo. Però oggi voglio anche ricordare le quattro bambine che sono nate da quella nave, perché sono scese le donne incinte che voi avete visto e quindi noi siamo col senso di forte rispetto per questo dolore di questa famiglia, ma anche nella convinzione che stiamo operando per salvare tante vite umane. I genitori di Austin resteranno a Salerno per poter essere vicini alla tomba del loro bambino. Per loro la vita deve continuare come continua per le migliaia di migranti che sono arrivati e che arriveranno sulle nostre coste. Presto ci saranno altri sbarchi, anche a Salerno. Tutti sperano senza tragedie, tutti sperano con una maggiore capacità di ascolto e voglia di accoglienza. Non è passato inascoltato l'appello del sindaco ed assessore alle politiche sociali, Savastano, di strutture ormai sature. Le strutture individuate sono piene. Vi è una specificità del comune di Salerno perché sta accogliendo molti minori non accompagnati. La problematica delle strutture piene dipende che noi dobbiamo riuscire a fare quel salto di qualità che il nostro ministro ha chiesto e ha concordato con l'ANCI. Dobbiamo passare dai 30 comuni, noi ne abbiamo 158. Vi deve essere una specificità e bisogna capire benissimo i problemi delle singole comunità, dei comuni più grandi, dei comuni più piccoli, ogni sindaco ha un suo problema, ma dobbiamo essere vicino all'intera comunità. L'invito che io faccio da molto tempo e sto avendo risposte man mano dai sindaci che bisogna essere solidari con loro e solidari attraverso le altre comunità dove vivono i nostri figli e i nostri fratelli.